Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come credo possiate intuire dal titolo, in questo video volevo fare una sorta di tutorial barra guida al makeup cosplay anime femminile, perché ovviamente ci sono 1200 variabili e nel genere anche di per sé le cose sono super soggettive, quindi questo è il mio metodo, che in realtà varia anche un po' in base a di personaggio a personaggio chiaramente. Però ci sono delle tips che utilizzo in generale, tipo per far durare di più il make-up, delle tecniche che mantengo costantemente che possono essere utili, e quindi mi faceva piacere condividerle con voi. Ho preso oggi come personaggio per fare questo tutorial Mona. Ho anche la possibilità di provare delle nuove lenti a contatto che mi sono state gentilmente inviate da Colai, poi ve le farò vedere. Prima cosa che faccio quando voglio fare un make-up per un personaggio è andare a cercare un'immagine del personaggio, chiaramente, quindi in questo caso Mona. E cerco di prendere, insomma, un primo piano, comunque un'immagine in cui si veda bene. Ok, quindi posso mettere la mia retina per capelli. Ok, quando sono diventata un ovetto posso fare una cosa che in realtà è assolutamente opzionale e dipende anche molto dalla vostra forma del viso, in questo caso delle sopracciglia, perché Mona ha il sopracciglio molto dritto verso l'alto. Si può o tenere le vostre sopracciglia se vi piacciono lo stesso, comunque hanno una forma verso l'alto, o coprirle e ridisegnarle, cosa che però io sconsiglio di fare soprattutto in fiera, perché uno è scomodo, ci vuole del tempo e magari la mattina non si ha, e poi non è, a meno che voi non utilizziate tipo il bondo, comunque dei prodotti per special makeup professionali, tendono a creparsi dopo poco tempo. Oppure potete fare come farò io oggi, utilizzare del tape, mi raccomando, solo per alzare le sopracciglia in questo modo. È una roba, sembrate dei pazzi, sembrate incazzati da morire, ma poi nel complesso avrà un senso. Pulite, mi raccomando, la pelle prima. A questo punto possiamo passare al make-up. Ci sono tantissime scuole di pensiero diverso, prima iniziare dalla base, prima iniziare dagli occhi. Io personalmente quando faccio cosplay preferisco iniziare dalla base, perché avere una tela bianca pulita mi aiuta a avere un'idea dell'insieme. Anzitutto, importantissimo per far durare il make-up, è utilizzare un primer. Io ho questo di Trend It Up, si chiama Expert Makeup Perfection Base. Semplicemente metto un po', scaldo fra le dita e vado gentilmente a stenderlo come una crema. Poi io metto anche un secondo primer che ha una funzione diversa. Quello che abbiamo messo prima serve per far durare di più il trucco. Ora ne metto uno per diminuire la grana della pelle. Si tratta chiaramente di un prodotto make-up, quindi non salverà, cioè non diventerete di plastica, però l'idea è quello di fare un personaggio di un anime e lui non ha la pelle perfetta. Quindi noi cercheremo di fare del nostro meglio, tenendo in conto che siamo degli esseri umani, chiaramente. Questi sono dei primer a base siliconica, quindi non vi consiglio di farne un uso quotidiano, perché potrebbe otturare i pori. Prendo una piccola quantità perché non andrò ad applicarlo su tutto il viso. Io vado ad applicarlo nelle zone, tra virgolette, più problematiche, quindi dove ho i pori più visibili o dove ho delle linee di espressione, delle rughette, quindi principalmente vado sul naso, sul mento, sulle nasolabiali. Lo applico con dei movimenti circolari, anche pressandolo in modo da farlo entrare bene nella pelle. Ok, per concludere la preparazione applico un burro cacao, oppure a me piace spesso applicare il Lip Injection Too Faced, che è un lip gloss che serve un po' a rimpolpare le labbra. Chiaramente è una cosa temporanea, però a questo punto posso passare al fondotinta. Io in questo caso ne utilizzerò due perché sono leggermente colorita, quindi il mio fondotinta usuale, che è questo qui, non va più bene, e quindi farò un mix. Quello che utilizzo io di solito è questo qui di Zoeva, che si chiama Natural Luminous Foundation, e andrò a mischiarlo con un po' di questo, che invece è un fondotinta di Catrice, che si chiama True Skin Hydrating Foundation. Io non amo esagerare troppo con il fondotinta, perché trovo che poi vada molto a segnare la pelle, soprattutto dopo una lunga giornata,
perciò ne utilizzerò più o meno una quantità del genere. Vado a mischiarlo con la coda di un pennello e sempre con la coda del pennello vado a stenderlo in modo da avere uno strato sottile e senza creare uno spessore eccessivo. Raccolgo l'eccesso dal dorso della mano e vado a stenderlo. Vedete che avevo il viso, che chiaramente è una parte molto esposta nonostante la crema solare leggermente più scura del corpo. Adesso il match è praticamente perfetto. A questo punto vado a correggere le occhiaie tenendo in considerazione della teoria dei colori, cioè i colori complementari fra loro si annullano. Cioè, se avete ad esempio un brufoletto prima del fondotinta, potete applicare un po' di correttore sul verde per andare a spegnere il rossore, o se come me avete delle occhiaie molto pesanti, sul violetto potete andare a utilizzare un correttore lanciato pescato per andare a neutralizzare il più possibile. Come correttore correttivo utilizzo il NYX HD Studio Photogenic nel colore 04. Vado ad applicarne giusto qualche punta nella zona più scura. Posso anche abbassare leggermente la testa e guardare dove va a cadere l'ombra. Ora col correttore della mia carangione, barra leggermente illuminante, questo è il Nabla Close Up Concealer nel colore Porcelain, torno sulle occhiaie e applico un po' qui sul punto del naso e un po' sulla fronte e anche sul mento. Ok, a questo punto prendo una spugnetta, potete utilizzare una beauty blender, una di queste qui più piccoline, vado a passarla sul viso in modo da rimuovere l'eccesso di fondotinta, soprattutto nelle zone in cui tende a depositarsi e quindi in cui creerà magari l'effetto crepetta. Questo fondotinta è molto luminoso o comunque molto idratante, quindi non va di natura a infilarsi in rughette eccetera. Ma se siete delle persone molto espressive come me, tenderà ad evidenziare molto qui oppure sotto gli occhi, e togliere il pigmento in eccesso serve a rendere visibile il meno possibile questa cosa, e comunque dà un effetto ancora più uniforme nonostante io ami l'applicazione con il pennello. Io utilizzo spessissimo i prodotti in crema quando faccio cosplay. Quando faccio cosplay maschile utilizzo anche contouring in crema se voglio modificare molto la forma del mio viso, in questo caso non serve. Però il blush è fondamentale, soprattutto per i personaggi femminili stile anime come Mona di Genshin, perché sono molto più vibranti, molto più accesi, e il colore del blush lo scelgo ovviamente in base alla mia carnagione, ma anche in base ai colori del personaggio, se possiede già del blush. Se non lo possiede, magari lo scelgo soprattutto cercando un colore a contrasto con la sua palette. Per esempio Ganyu, che ha dei colori molto molto freddi, per lei ho utilizzato un blush rosso praticamente. Mona in realtà lei ha già un colore di blush che è rosatino, e quindi io andrò a seguire il suo design e utilizzo questo blush liquido di Shiglam. Sono ottimi, questi sono davvero buonissimi, che si chiama Love Cake. Per posizionare il blush ci sono diverse regole. Fondamentalmente, se voi volete creare un viso un po' più tondo, dovete concentrarvi sulla parte centrale della gota. Se volete alzare, liftare, dovete concentrarvi verso la parte esterna. Quindi una volta fatto qualche punto, prendo un pennello un po' fitto e vado a sfumare. In questo caso mi concentro verso l'alto perché Mona è un personaggio che ha tutto verso l'alto, sopracciglia, eyeliner, tutto liftato praticamente. Non abbiate paura di abbondare, soprattutto se dovete fare video o foto, perché i colori si appiattiscono un po'. Chiudo proprio gli occhi e vado nella parte esterna. Ok, questo è il risultato. Per fissare utilizzo una cipria in polvere libera, questa è di un brand coreano che si chiama Skin Food. È pazzesca, è super levigante e poi ha questo leggero odore di pesca, super piacevole. Fatta così, andiamo a picchiettare. Prima di andare a fissare vado a passare la zona del contorno occhi per distendere meno le pieghette. E poi prendo un puff, colgo un po' di cipria e vado a stemperarla un po' sulla mano, occhietto. Questa per me è una delle zone più importanti da fissare, insieme a questa zona qui. Sempre per il discorso pieghettine, espressioni, eccetera. E poi in base alla vostra pelle, più secca, più grassa, andate a fissare a necessità. Chiaramente
anche se avete la pelle tendenzialmente secca, una cipria molto leggera vi consiglio di utilizzarla, ma per una questione di durata più che di finish. Come potete vedere, una volta fissato il tutto, il blush è ancora più tenue, ma non vi preoccupate, andremo a riprenderlo. Prima però passo al contouring. Io ne faccio pochissimo e anzi lo faccio anche con una terra che non è una terra eccessivamente calda, ma mi serve giusto per ridare tridimensionalità al viso. Se volete proprio scavarvi gli zigomi, vi consiglio una terra un pochino più fredda. Ad esempio io utilizzo questo duo qui di KVD ed ha una terra molto fredda. Quello che utilizzo oggi è un colore decisamente più caldo, forse non si vede tanto però... Okay. Questa invece è di Too Faced ed è la Chocolate Soleil, e vado a sfumare il prodotto direttamente sotto l'ombra del blush, dove c'è il mio zigomo, ma leggermente sopra. Prendo invece la Shade and Light per fare il contouring al naso, che in questo caso preferisco fare con tonalità più fredde. Il contouring al naso è una cosa super soggettiva, so che mi sto ripetendo spesso su questo soggettivo, ma è vero, il makeup è una cosa soggettiva. Anche perché i nasi sono tutti diversissimi e soprattutto sono una delle parti più delicate del viso di una persona, insieme alle sopracciglia, credo, che cambiano totalmente il viso. Creo un'ombra sotto la punta del naso in modo da alzarlo, e per snellirlo vado ai lati, ma mi raccomando, non andate ai lati in pendenza, perché in quel modo creerete un effetto di allargamento. Dovete andare leggermente sopra la vostra curva naturale. Questa è la base. E poi io aggiungo anche un'ombra sopra, in modo da alzare e fare il naso un po' più a bottoncino. Riprendendo e concludendo il discorso blush, vado ad utilizzare anche un blush in polvere. Però io utilizzo questo di It's Skin, sì. È un prodotto sempre coreano, si chiama Petite Face Blusher, con un pennellino un po' più piccolo, così a goccia. Vado qui a fare quella congiunzione che vi dicevo. Bene, possiamo passare alle sopracciglia. In questo caso, avendo usato il tape, ho già una forma più o meno tracciata. Utilizzo questa palette di Beauty Bay, super economica e davvero molto valida. Ho deciso di utilizzare questo colore, che è un viola abbastanza intenso. Lo mischio con una punta di questo ombrettino invece, che è di Nabla, che è leggermente più scuro. Il mio consiglio generale è quello di utilizzare un colore per le sopracciglia che sia leggermente più scuro rispetto al colore della parrucca, o quantomeno che sia uguale se si tratta di parrucche scure. Se si tratta di parrucche chiare e bionde, andate sempre sullo scuro, quindi se è biondo utilizzate un castano chiaro, se è bianco utilizzate un grigio chiaro, perché sennò crea un finto contrasto, perché alla fine sono gli stessi colori che sbattono un po', mentre con un colore leggermente più scuro si dà una cornice al viso con le sopracciglia, ma non diventano il focus principale. Vado a disegnare l'altro. Ok, una volta colorate e disegnate, prendo il correttore che ho utilizzato prima del mio colore e vado a pulire dove c'è bisogno, quindi ad esempio qui dove ho qualche peletto in più, oppure dove sbordate, in modo da dare un disegno il più preciso possibile. Con i personaggi femminili vi consiglio di non ingrandire più di tanto le vostre sopracciglia. Concludendo le sopracciglia, prendo un gel fissante trasparente, questo è di Benefit e si chiama Ready Set Brow, e vado appunto a fissare tutto quello che ho fatto finora in modo che duri più a lungo possibile e soprattutto i peletti non si spostino. Ok, possiamo passare agli occhi. Per far sì che il nostro makeup duri abbiamo bisogno di un primer anche per gli occhi. Io utilizzo questo qui di Too Faced, mi raccomando ne va molto poco, e con il polpastrello vado a sfumarlo su tutta la mia palpebra e anche un po' sotto. Per quanto riguarda il makeup occhi, quando faccio cosplay io tendo a non voler fare delle sfumature di ombretti esagerata, un po' alla beauty guru, ecco, molto più soft, sempre riprendendo un po' i trend orientali. Cerco sempre di riprendere i colori del personaggio. In questo caso comincio a creare una base utilizzando questo ombrettino rosa, sempre della stessa palette di Beauty Bay, che si chiama Pinky Promise. Lo prendo, sbatto l'eccesso e vado a stenderlo su tutto l'occhio, palpebra mobile fino alla piega, e vado anche sotto dove avevo anche messo il blush. A questo punto passo a un colore un po' più intenso e utilizzo questo, che è un rosa lillino,
è sempre di Nabla, e in questo caso guardo dritto nello specchio e mi focalizzo nella parte esterna. Vedete, è molto molto lieve, aiuta a collegarmi col blush. Prendo un pennellino da sfumatura abbastanza piccolo e il colore più scuro, che sarebbe questo viola, e mi concentro nella parte finale dell'occhio, sempre ad occhio aperto, guardando dritto. In questo caso vado verso l'alto e non mi concentro per creare una forma tonda, proprio perché il personaggio è super ascendente. Mi fermo così per il momento con gli ombretti e posso passare all'eyeliner. Io utilizzo questo eyeliner waterproof di Essence, che si chiama Liquid Ink. Io tendenzialmente cerco di guardare la forma degli occhi del personaggio e di creare con l'eyeliner il più possibile quella forma. In questo caso Mona ha una punta molto dritta e verso l'alto. Mi raccomando, focalizzatevi per ora sulla parte superiore dell'occhio, non fate bordature strane sotto per ingrandire gli occhi, ci penseremo dopo. Cioè, arrivato a questo punto tiro l'eyeliner verso l'interno nella maniera più dritta possibile, nel senso senza creare troppe pancette, curvature. Arrivo con la mia linea d'eyeliner circa un terzo dell'occhio in maniera abbastanza spessa e poi con il pennello più scarico delineo il resto dell'occhio con una linea un po' più sottile, super super sottile verso l'interno. E poi io per Mona decido di fare un po' l'angolo interno, sempre per dare, accentuare il fatto che l'occhio sale su e sempre solo sulla parte alta, quindi non scendo giù. Ok, a questo punto mi concentro sull'ingrandire. Prendo questa palettina, va bene una qualsiasi palette di ombretti nude, con un marroncino un po' freddo come questo. Lo prelevo con un pennellino angolato e vado a creare sostanzialmente una finta rima ciliare inferiore, e lo faccio partendo dalla fine del mio eyeliner e andando sotto la mia palpebra inferiore dove c'è quel rigonfiamento, ma mi fermo a metà dell'occhio. Per questo motivo sono scesa molto con l'ombretto, in modo che si veda l'ombrettino rosa anche sotto la rima ciliare finta che stiamo disegnando. Per accentuare questo effetto utilizzo una matita molto chiara, che sia bianca, color avorio, color carne chiaro, vedete voi. Questa è di Essence, la Long Lasting Eye Pencil nel colore 25, e praticamente riprendo un po' quella che è la tecnica delle Gyozal, quindi quella di sottolineare le borse barra il grasso sotto l'occhio. Parto in questo caso dall'interno, appena sotto la linea di eyeliner che ho fatto, fino all'angolo esterno, in questo modo. Dopodiché con il pennello ancora un po' sporco di marrone accento un po' la piega solo qui all'interno, e poi ho bisogno di accentuare ancora di più questa parte interna, e per farlo posso utilizzare due metodi: o utilizzo un eyeliner bianco e vado direttamente a ricalcare la mia matita, oppure un ombretto luminoso molto chiaro. In questo caso io utilizzo questo di Bella Oggi, che è il numero 04 Platinum, che mi focalizzo qui. Punto disegno le bottom lashes, le ciglia inferiori, molti utilizzano quelle finte, io ultimamente preferisco disegnarle con un eyeliner marrone, che è molto più, tra virgolette, naturale, però dà un effetto migliore rispetto a quello nero. È esattamente come quello di Essence di prima, solo in marrone scuro, e non tutti i personaggi li hanno, in questo caso Mona li ha. A questo punto ha due ciglia, quindi vado a disegnarle, per questo ci serviva anche la rima ciliare marroncina, in modo che sembrassero attaccate a qualcosa. La parte complicata, diciamo, è finita. Posso mettere un tocco illuminante di sparkle al mio make-up partendo dagli occhi. Utilizzo questo ombretto barra gel di She Glam in glitter, che si chiama Jelly Shadow Wizard Invisible, e li metto solo nella parte centrale dell'occhio verso l'alto. Si vedono solo con una certa riflettenza della luce, ma sono molto belli. Potete anche usare un semplice ombretto luminoso, insomma quello che vi piace, però mancava qualcosa illuminante sulla palpebra. E se volete potete anche andare nella parte inferiore verso il centro, sempre un po' stile coreano barra giapponese, loro amano mettere i glitter sulla palpebra inferiore. Ok, posso concludere gli occhi piegando le ciglia, mettendo il mascara. Ne utilizzo due, in realtà questo lo utilizzo solo per lo scovolino, che è super sottile, è di un brand sempre coreano che si chiama Unni, ed è il Real Fit Skinny Mascara, e lo applico solo nelle ciglia più interne.
in modo da creare una continuazione con quelle finte che abbiamo disegnato sotto. E poi con il mio Lash Princess di Essence applico uno strato di mascara sulle ciglia superiori in modo da prepararle bene alle ciglia finte. Passiamo appunto alle ciglia finte. A me per i personaggi anime piace usare le manga lashes, quindi queste ciglia finte che hanno proprio degli spike di peletti super innaturali ma che danno un bellissimo effetto. Le trovate ovunque ormai, su Shein, su AliExpress, su Amazon, dove preferite. Basta cercare manga lashes, anime lashes. Prendo la mia colla amata di Essence, molto economica e super duratura, e vado ad applicarla sulla banda della ciglia finta, concentrandomi sui punti esterni, che sono quelli che si staccano di più. Una volta che la colla si è asciugata, applico le ciglia finte, io parto dal centro, posiziono, collo l'esterno, l'interno. Se volete liftare ancora di più l'occhio e avete fatto una bella linea spessa di eyeliner, potete attaccare l'angolo esterno leggermente più in alto rispetto alla linea naturale delle vostre ciglia. Sono belle importanti. E poi io, una volta che la colla è asciutta, prendo la mia pinzetta e le pinzo bene in modo che non sparino troppo in alto. A questo risultato con le ciglia possiamo chiaramente passare all'illuminante, ce ne sono tantissimi, usate il vostro preferito. Io in questo caso utilizzo questo in crema di Milk, che è l'Holographic Stick nel colore Mars, perché ha dei riflessi rosati che secondo me stanno molto bene sugli zigomi e sull'arco di pupillo. Poi, proprio per esagerare, visto che si tratta di Mona, utilizzo qualche glitter anche sugli zigomi. Io apprezzo il glitter per i personaggi di Genshin. Concludiamo con le labbra. Spesso i personaggi degli anime hanno delle labbra quasi inesistenti o comunque un tocco di colore. Io senza labbra non mi ci vedo, già le ho piccole. Quello che faccio è prendere il pennello del fondotinta di prima e andare a schiarirle. E poi utilizzo un rossetto carne chiaro come base. Ad esempio, a me piace moltissimo questo qui, anche questo qui. Questo è il Vinyl Ink di Maybelline Superstay nel colore Cheeky 35, oppure questo qui, che è più o meno la stessa cosa. Sono entrambi dei rossetti liquidi che si fissano, che sono transfer ma che rimangono lucidi, e soprattutto siete fuori comodissimo, non dover riapplicarvi 1100 volte il gloss. Oppure utilizzo questo di She Glam, che è una lip tint nel colore Birthday Lips, che è sempre un colore nude. Oggi andrò ad usare questo perché poi farò un po' di effetto gradiente. Lo faccio sempre, praticamente. Quindi utilizzo questa come base. A me piace cancellare un po' l'arco di cupido, quindi andare leggermente sopra. Una volta asciutto vedete che rimane lucido. E prendo una lip tint. Io ho queste due. Ne volevo questa un po' più vinaccia, questa un po' più rossa. Utilizzo questa, che sinceramente non so dirvi da dove viene perché è un regalo, però sono quelle tinte a base d'acqua molto liquide che metto al centro e poi con un cotton fioc sfumo. Ma volendo potete utilizzare anche dei semplicissimi rossetti liquidi, dei rossetti, tutto dipende anche dalla durata di cui avete bisogno. E niente, se volete potete aggiungere anche un po' di gloss, però se vi piace il risultato finale è questo. Adesso metto la parrucca e vi faccio vedere le lenti a contatto. Eccomi in quasi full cosplay di Mona Made. E adesso passiamo a una parte importantissima del make-up anime, che sono le lenti a contatto. Chiaramente non sono obbligatorie, però aiutano tantissimo a ingrandire l'occhio. Adesso andremo a mettere le lenti, che appunto, come vi avevo accennato all'inizio del video, mi sono state gentilmente omaggiate da Colai. Mi hanno inviato 4 colorazioni di lenti e la cosa fantastica è che sono delle lenti graduate. Io sono cieca, sono miope, chiaramente avere delle lenti graduate è molto più comodo. Mi hanno inviato questa colorazione che si chiama Storm Blue, che sarebbero anche queste molto carine per Mona, però ne ho in serbo un paio ancora più fantastico, perché sono un color blu ma un color blu cielo, quindi un celeste chiaro, cosa molto rara per trovare nelle lenti a contatto.
e sono uno dei design che preferisco di più, e mi hanno omaggiato identiche anche quelle rosse stupende che si chiamano Storm Red. E poi abbiamo delle lenti grigie che vorrei un sacco provare per i cosplay di Attack on Titan, soprattutto Mikasa. Queste lenti sono fatte principalmente per le persone che hanno gli occhi scuri, quindi ho paura che risultino tanto coprenti da essere finte, però non mi sembra, mi sembrano comunque abbastanza discrete e ottimi per personaggi di anime che volete rendere un po' più realistici. Io di solito punto questo stile con appunto Attack on Titan. Abbiamo quelle che ho scelto per Mona. In ogni confezione trovate anche la loro custodia. E poi mi hanno inviato anche gli applicatori, che tra l'altro sono lilla, cioè sono perfettamente a tema. Comunque ho scelto appunto le Sassy Blu, che sono sempre un color celeste molto chiaro, ma non hanno un contorno della lente troppo scuro. Questo è il risultato con le lenti a contatto pazzesche. Sono riuscita a metterle in un secondo e sono molto comode, devo dire, e mi fa strano vedere con le lenti a contatto colorate. Era da molto che non avevo un paio di lenti graduate, quindi questo è il risultato con versus senza la lente. E niente, con questo ho concluso e spero che il video vi sia stato utile per i vostri cosplay, non per i vostri cosplay, per qualsiasi altro motivo. Fatemi sapere se vi piacciono questo genere di video nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!